In una lettera a Claude Fauriel, Manzoni ammette di non essere riuscito a rappresentare nelle due tragedie la vita delle masse ignorate dalla storia ufficiale. Soprattutto confessa all'amico di aver ceduto al romanzesco, attribuendo alle vicende un ordine artificioso, lontano dalla complessità del reale. L'intensa fase di sperimentazione iniziata nel 1810 approda quindi alla scelta del romanzo. Una scelta affatto scontata per uno scrittore italiano, perché alle spalle aveva una grande tradizione di poesia, di teatro, di novelle, non certamente di romanzi. Non a caso la scelta di tentare un genere moderno e di importazione straniera come il romanzo fu conseguenza della lettura in traduzione francese dei libri di Walter Scott, soprattutto di Ivanhoe, un romanzo storico ambientato nell'Inghilterra del XII secolo. Il romanzo appare dunque a Manzoni come il genere che meglio degli altri risponde alla poetica del vero, dell'interessante e dell'utile, che è per Manzoni l'essenza stessa della letteratura. In primo luogo perché il romanzo consente di rappresentare il vero, la realtà, l'esperienza comune a tutti gli uomini, lontano dal mondo fantastico dell'epica e del mito. Il romanzo è interessante, si rivolge a un pubblico più ampio, perché attraverso la forma narrativa e un linguaggio accessibile suscita facilmente l'interesse del lettore comune. Il romanzo è utile, esso risponde infatti alle esigenze di impegno civile dello scrittore e fornisce il mezzo per comunicare al lettore notizie storiche, ideali politici, principi morali. In tal senso, il romanzo risponde perfettamente alla concezione utilitaria ed educativa del romanticismo lombardo e italiano in genere.